Bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8. Chef in cucina vi tiene compagnia tutti i giorni. Oggi new entry, perché vi porto veramente in un ristorante bellissimo, immerso nella natura. Siamo a Capestrano presso l'agriturismo Terra di Solina insieme alla nostra chef Mariana Oproaia, che ha un nome che non è italiano ma è una custode perfetta della tradizione abruzzese, vero Mariana? Sì, ciao Jennifer. Ciao, è un piacere averti ospite nella mia trasmissione, ma raccontaci un po' la tua passione per la cucina, come nasce? Allora, io sono arrivata in Italia nel 2004 e mi sono innamorata della cucina italiana. Che bello, che bello. E poi ho avuto l'opportunità di stare in una famiglia che mi hanno insegnato praticamente la, tutto. Sì, sì, la cucina tradizionale. Da questo parte la mia passione per la cucina. Che bello, veramente una passione molto sentita quella di Mariana, perché noi poi ci siamo anche conosciuti al di fuori e sono venuta qui a mangiare e sono rimasta veramente colpita, perché presso questo agriturismo praticamente si parla tanto di prodotti a chilometro zero, ma qui veramente a passi zero, perché si ha la possibilità veramente di mangiare tutto quello che la natura offre, quindi dai fagioli alle verdure di campo, veramente. Vero, che noi coltiviamo e raccogliamo quasi tutti i giorni. Eh sì, e poi Terra di Solina, perché ovviamente la farina di Solina la fa da padrona, infatti, è vero? La farina di Solina è importante. È un grano antico. Noi lavoriamo solo Solina. Che bello. Va bene, non è Solina per anche i dolci, anche, va bene, lavoriamo anche il farro, Saragolla, tutte le farine che coltiviamo noi. Meraviglia, sono veramente prodotti importantissimi da riscoprire, questi grani antichi, perché ecco, ci vuole un po' di conoscenza per poterli utilizzare, perché non è facile utilizzare farine antiche, grani antichi, però io dico, ne vale veramente la pena, perché la nostra salute ci guadagna. Sì, poi sono molto gustose. È vero. E allora, oggi presentaci la tua ricetta, che è una ricetta molto particolare. Che cos'è? Come si chiama? È una scrippella di fagioli, di farina di fagioli. Scrippella di farina di fagioli, perfetta, perché praticamente così evitiamo anche, è anche dietetica se vogliamo, perché evitando la farina. E poi è tutta con ingredienti naturali. Bene, Mariana. E allora, di che cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto partiamo dagli ingredienti. Abbiamo bisogno della farina di fagioli. Ok. Poi abbiamo bisogno di fagioli lessi, poi di verdure di campo, che sono queste qua, sì. E poi abbiamo bisogno di una polvere di prosciutto che facciamo con le fettine di prosciutto. Che sarebbe questa? Sì, essiccate. Ecco, spiegaci come si fa questa polvere di prosciutto. Allora, essicchiamo le fettine di prosciutto, le essicchiamo in forno a 100 gradi per un'oretta. Ok. E poi al cuttar. Sì. Ma guarda, ha un profumo intensissimo. Questo è per dare la sapidità al piatto. Ok, perfetto. Poi delle erbe spontanee per decorare, poi questa è una carota viola. Sì, ok. E questi. Ecco, quindi praticamente noi con i fagioli andremo a realizzare questa crema, giusto? Sì, okay. Sì. Come si fa praticamente? Lessiamo i fagioli e poi... E poi li frulliamo con olio e sale. Ok, perfetto. Proprio semplice. Bene. È più importante la scrippella. Ok. Che questa dobbiamo fare un lavoro un po' lungo. Ok. Perché i fagioli, prendiamo tipo mezzo chilo di fagioli, li mettiamo a mollo per 12 ore. Poi li mettiamo in forno per 24 ore a 40 gradi. Cavoli, tanto tempo. Sì, sì, così le disidratiamo poi per fare la farina. Ok. Ok, allora con questa farina facciamo... Cioè una volta disidratati, vanno passati anche questi al cutter per fare la farina oppure praticamente... Sì. E quindi ricaviamo proprio praticamente da questa operazione, quindi prima li andiamo a lessare, poi li passiamo in forno... Questo andiamo solo a mettere a mollo i fagioli, 500 grammi di fagioli a mollo solo a per mollo. 12 gradi, e poi per 12 ore. E poi direttamente in forno. Poi in forno per 24 ore a 40 gradi. Perfetto, quindi si ottiene questa farina. E poi li maciniamo, Quindi praticamente questo procedimento secondo me è utile anche per gli altri legumi. Se volessimo fare esempio la farina di ceci, possiamo procedere la stessa cosa, nello stesso di ceci, modo. Sì. E abbiamo imparato anche oggi allora come si fanno le farine di legumi, che sono molto importanti perché essendo proteiche sono utili anche per chi magari ha problemi di celiachia, di intolleranza. È vero. Questo è un piatto pensato anche per...
per i celiaci. E allora, una volta ottenuta questa farina, come si fa questa scrippella? Allora, facciamo con 100 g di farina, 200 g d'acqua. Ok. E poi la maggiorana. E un po' di maggiorana. Che mischiamo tutto. Sì, sì, sì. Mischiamo tutto e esce questa pastella. Sì. Che poi mettiamo in una teglia con carta forno e mettiamo al forno. Ah, quindi proprio semplice. Sì, sì, semplice, semplice. Semplicissimo, sì, ma sì, che sì, meraviglia. Sì. Per 10 minuti a 180 gradi. Bene. Che è perfetto. E quindi adesso abbiamo tutto, giusto? Sì, adesso abbiamo tutto. Poi abbiamo, ecco qui, la crema di fagioli. La crema, la crema di verdure. Okay. Di verdure di campo, che lì abbiamo la bietta spontanea, il tarassaco, i strigoli, sì, tutte le verdure che si trovano di questi tempi. Bene, perfetto. Che e noi poi abbiamo anche crema. La rapa rossa, giusto? Sì, la rapa rossa per dare un po' di colore. Perfetto. Poi sta molto bene con i fagioli. Benissimo. Quindi la rapa rossa, okay, questa è semplicemente sbollentata e frullata. Sbollentata e frullata, sì, sì, sì. Bene, sì, quindi praticamente possiamo procedere ad impiattare. Sì, sì. Okay. Ok, allora, prima operazione da fare. Mettiamo una... Partiamo con la crema? Con la crema di rapa rossa. Di rapa rossa. Ok, mettiamo la scrippella. Sì. Facciamo praticamente... una mille foglie, se la vogliamo sì, chiamare. E poi devo dire, io ho conosciuto la cucina di Mariana ed è una cucina veramente tanto abruzzese e tanto leggera, perché è molto molto leggera. Sì, perché non a me piace di non stravolgere troppo i sapori, li lascio proprio naturali. Sì, è una cosa sì, importantissima. La crema di fagioli, no? Sì. Allora, i fagioli lessi, frullati con olio crudo e sale, dà un sapore meraviglioso, è vero, proprio buono. È vero. E sai perché che si sente tutto, si sentono i fagioli, si sente l'olio, si sente proprio... È vero. La... E io devo dire che grazie ovviamente all'esperienza meravigliosa che faccio quotidianamente insieme ai grandi chef abruzzesi, ho iniziato anch'io veramente, piuttosto che aggiungere sempre ingredienti, iniziare a togliere. Magari mettiamo sempre, non so, soffritti, eccetera. A volte invece possiamo lasciare i sapori in maniera molto naturale. Ok, questa crema di fagioli, poi mettiamo la crema di verdure. Ok. Poi decoriamo con verdure fresche. Verdure fresche. Ok. Erbette di campo. Erbette di campo. La polvere di prosciutto. Che okay, andiamo a dare veramente il tocco di sapidità. Ma che bello questo piatto. Okay. Semplicissimo anche. Sì, un filo d'olio. E poi... È molto semplice e molto gustoso. Ah, si vede, sì, è anche sì, molto sì, sano sì, perché sano, insomma, sì, ricordiamo che ciò che mangiamo è importantissimo, noi siamo ciò che mangiamo, non lo dico io, ma lo dicono in tanti e quindi è veramente importante fare un'alimentazione sana e anche buona, perché spesso il sano viene associato al meno buono, ma in realtà non è vero. No, non è vero. Non è assolutamente vero. Sì. Bene Mariana, io ti ringrazio, poi tra l'altro grazie a te, saremo tutta la settimana in compagnia della nostra Mariana e dell'agriturismo Terra di Solina, per cui che dire, continuate a seguirci, rifate questa ricetta, l'appuntamento con noi è quotidiano, Chef in Cucina vi aspetta tutti i giorni su Rete 8. I chiodi di garofano hanno delle proprietà antisettiche e anestetizzano localmente, in più stimolano la circolazione e aiutano anche a stimolare la mente.